Lager, Giulli, benvenuti al secondo episodio della rubrica del soldato. Oggi vi parleremo di non di pistole, ma di fucili, ok? Andiamo a prendere il nostro bel fucile classico, moderno, d'assalto, in questo caso un M4 canna lunga, ok? Oggi vi parleremo di come impugnare un fucile d'assalto, ok? Questo vale molto per le armi con canna lunga, con un raso flottante abbastanza lungo, comunque da 7 e in su di pollici, per dire. Questo è un 13 pollici più la canna e lo spegnifiamma, però vabbè. Allora, innanzitutto dobbiamo premettere che non voglio assolutissimamente vedere gente che fa i talebani. Cosa voglio dire? Voglio dire che non voglio assolutissimamente vedere gente che dietro a un riparo, per dire, tira fuori il fucile, per dire, in questo modo, sparando così o da sotto facendo così sopra, Non voglio vedere talebani. No, non si fa. Nel software bisogna sempre almeno sporgersi per essere presi quando uno sta sparando, se no ciao, ok? Quindi, ritornando a noi, il fucile deve essere sempre attaccato alla spalla. Io sono destro, allora vi farò in questo caso spalla destra, va bene? Ok, fucile sempre qua sulla spalla, sempre, perché quando dobbiamo andare a sparare dobbiamo sporgerci, ok? Ci andiamo a sporgere quando dobbiamo sparare, per la questione che ho detto prima. Non possiamo sparare stando sempre dietro al riparo e facendo sì che il fucile esca e spari, ok? Bene, allora, ritornando per la seconda volta a noi, fucile sulla spalla, e in questo caso, come noi suggeriamo, ok? La mano non davanti, ok? Vi faccio vedere da questo lato, non da qui o con una grip qua vicino o così. Ok, la mano il più avanti possibile. In questo caso ce l'ho a fine del flottante con un bel angle grip. Ok, l'angle grip secondo me è una delle migliori. Perché? Perché ti dà quella inclinazione giusta per la mano e non ingombra. E non ingombra, è molto 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 efficace. Ok, ricapitolando, mano qua. Ok, dita in questo caso sotto la angle grip. Poi palmo della mano di fianco al flottante e pollice sopra il flottante. Ok, semplice. In pratica dobbiamo prendere praticamente il tubo così. Il tubo. Dita sotto. Palmo a fianco. Pollice sopra. E miriamo. Vedete? Così, semplice. Mi stavo sguarando le mani. Porco cane. Opla. Ora mi direte, ma M, sei nel software, quindi queste cose non è che cambiano più di tanto. Avete totalmente ragione, noi stiamo dando dei suggerimenti nel caso uno vuole affinare la tecnica, ma può anche sparare con una mano, tanto stiamo sparando con un'arma elettrica, quindi nessun problema. Il problema potrebbe persistere quando magari siete in nostro possesso, abbiamo un'arma a gas scarellante per forza, ok? Sempre per dire un M4, un 416, uno SCAR, vabbè, qualsiasi arma a gas, allora già lì potrebbe esserci questo fattore di tenere correttamente l'impugnatura del fucile, e allora far sì che la nostra precisione sia nettamente maggiore rispetto a una presa normale, come se fosse un SG elettrica. Niente, dato tutta sta robaccia qua che magari vi sarà
stata anche sulle balle. Niente, volevo solo ricordarvi che se avete per caso visto questo video e non sapete chi siamo, beh, noi siamo dell'SMT, io sono M, e se non ti sei ancora iscritto, ti devi iscrivere, per forza. Ovviamente, pollicciazzi in su per il video, ok? Se vi è piaciuto, pollicciazzi in su, e che cazzo. Ah. Voi ragazzi che siete iscritti, commentate sotto, e anche chi non è iscritto, commenti, commentate un po', cacchio, commentate sempre. Niente. Ai prossimi video, alla prossima rubrica. Ragazzi, io vi saluto, finalmente. Vi ho rotto già le palle abbastanza. E niente. Passo e chiudo come fanno quei coglioni dei Green Dragon. Link in descrizione. Ciao ragazzi. Madonna che sonno. Prestissimo, prestissimo. Sabato mattina questi video.